Scandalo doping, interrogatori da lunedì, la prossima settimana saranno ascoltati 6 arrestati per le sostanze dopanti somministrate ai giovani ciclisti. Come cambiano le parrocchie? L'arcivescovo Castellani difende il piano di ridistribuzione dei parroci e sbotta sul caso di Bagni di Lucca. Partono i lavori alla curva di Bollore, cantiere aperto su un tratto pericoloso della via per Camaiore. La raccolta del farmaco, volontari nelle farmacie in provincia di Lucca per la giornata di raccolta dei medicinali a favore dei più bisognosi. Lo sport a Piacenza per spezzare l'incantesimo. Domani al Garilli la Lucchese cerca una vittoria che manca ormai da troppo tempo. Lopez si affida al 3-5-2, Fanucchi è in forte dubbio, pronto il tandem Bortolussi del Sante. Real Forte fuori, Ghivi e Seravezza in casa, la squadra di Buglio cerca punti sul campo del San Donato Tavarnelle, gare abbordabili per Ghivi, Borgo e Seravezza, nell'anticipo il Viareggio batte 1-0 il Sestri Levante. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG. Noi in apertura torniamo a parlare dell'inchiesta sul doping nel ciclismo giovanile, nel ciclismo dilettantistico, inchiesta che ha suscitato impressione non soltanto a Lucca ma anche in tutta Italia. Vediamo altri particolari che sono emersi in queste ultime ore, tra l'altro dalla prossima settimana iniziano gli interrogatori delle persone arrestate. Saranno interrogate la prossima settimana le 6 persone agli arresti domiciliari per lo scandalo doping nel ciclismo che ha travolto la squadra dilettantistica Gran Fondo del Diablo Altopac. Si tratta di Luca Franceschi, proprietario della squadra, e dei genitori Narciso Franceschi e Maria Luisa Luciani, che secondo l'accusa avevano messo a disposizione la loro abitazione per la somministrazione delle sostanze dopanti ai giovani ciclisti. E poi Elso Frediani, direttore sportivo, e Michele Viola, preparatore atletico della squadra. Infine Andrea Bianchi, farmacista che secondo gli inquirenti riforniva gli atleti di ormoni e altri farmaci da somministrare senza la necessaria prescrizione medica. Sull'indagine intanto trapelano altri particolari. Tra gli indagati ci sarebbero anche Raimondas Runsas, ex ciclista lituano, e il figlio Raimondas Junior, recentemente squalificato per 4 anni proprio per doping. L'altro figlio di Runsas, Linas, era morto nel maggio scorso a soli 21 anni. Non è mai stato provato che la causa del decesso sia da attribuire alle sostanze dopanti, ma di certo la tragedia non aveva consigliato la famiglia a smetterla con quelle sostanze. Tanto che da un'intercettazione emerge come la madre rimproveri Raimondas Junior per non aver nascosto bene i farmaci proibiti scoperti dalla polizia in un controllo. Sempre dalle intercettazioni emerge che anche altri genitori aiutavano i figli ad assumere sostanze dopanti, incuranti o inconsapevoli dei gravi pericoli che correvano i giovani per la loro salute. E su questa vicenda interverrà anche l'arcivescovo Italo Castellani nel corso della rubrica settimanale Parla il Vescovo, che manderemo al termine di questa prima parte del TG. Arcivescovo di Lucca, che comunque è protagonista anche di una conferenza stampa che c'è stata questa mattina e in cui si è parlato del nuovo volto delle parrocchie in provincia di Lucca. Vediamo. Ridisegnare la distribuzione dei parroci e il ruolo delle comunità parrocchiali nella diocesi. Questo cammino, intrapreso sin dal Concilio Vaticano II nel 1965 e successivamente nel Sinodo diocesano nel 96, anche dalla diocesi di Lucca, ha lo scopo di ridistribuire in maniera omogenea i parroci nelle varie parrocchie e di rendere maggiormente consapevoli del loro ruolo le comunità laiche in modo da rivitalizzare le piccole comunità periferiche. Durante una conferenza stampa in Curia, l'arcivescovo Italo Castellani e don Raffaello Giusti hanno sottolineato come questo percorso sia indispensabile per garantire il rinnovarsi della Chiesa in un territorio che conta 306 parrocchie, di cui 103 in Garfagnana, e 150 preti, molti dei quali sopra i 75 anni. Stiamo portando a termine questo percorso di ricompaginazione strutturale e pastorale della diocesi.
e questo per rispondere meglio alle esigenze del nostro tempo. Noi non siamo più una società contadina, siamo una società post-industriale e qualche cambiamento dovrà pure essere previsto, altrimenti noi, per attaccamento alla tradizione con la T minuscola, facciamo morire le nostre comunità. Questa è stata anche l'occasione per rispondere indirettamente alle proteste che hanno interessato la parrocchia di Bagni di Lucca, dove un gruppo anonimo di fedeli ha criticato con dei cartelli affissi alle porte delle chiese l'operato della curia. Fedeli verso cui l'arcivescovo ha usato toni di rimprovero senza mezze misure. Ci metteranno me sulla porta, ma non i preti. Ci metteranno il vescovo che ha dato i biglietti. Il vescovo che ha dato sulla porta, ma non i miei preti. Non lo permetto perché sono a servizio della comunità e con grande generosità a tutti. Dai 90 anni ai 25 anni. La pagina dedicata alle elezioni, andiamo a Pietrasanta. Massimo Mallegni, candidato del centrodestra al collegio uninominale per il Senato, ha presentato nel chiostro di Sant'Agostino i 10 punti del programma elettorale. Abbiamo la possibilità di portare Pietrasanta nelle aule parlamentari senza più intermediari, ha detto Mallegni, che si è anche detto fiducioso per quanto riguarda le elezioni comunali che si terranno a giugno sempre a Pietrasanta. I cittadini voteranno per la continuità, ha detto. Sempre a Pietrasanta è approdato il tour elettorale dell'onorevole Roberto Speranza, candidato di Liberi e Uguali al proporzionale per la Camera. Questa mattina Speranza ha incontrato i simpatizzanti al mercato di Pietrasanta. L'ex capogruppo del PD ha detto che per valorizzare lo sviluppo economico in Italia bisogna tornare ad investire e non insistere con bonus e sgravi fiscali che non hanno prodotto sviluppo. Domenica mattina Speranza sarà a Stiava per l'inaugurazione del comitato elettorale e poi in piazza Mazzini al carnevale di Viareggio. Rimaniamo in Versilia per un'altra notizia. Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, i ministri del PD e altri esponenti del partito giovedì mattina saranno a Sant'Anna di Stazzema per firmare l'anagrafe antifascista. Lo ha annunciato il ministro Maurizio Martina. E sempre per le elezioni ci spostiamo adesso in Garfagnana, a Castelnuovo, dove c'è stato un incontro promosso dal Movimento 5 Stelle sulle piccole e medie imprese. È arrivato in Lucchesia il tour toscano di presentazione del programma sulle piccole e medie imprese del Movimento 5 Stelle. Nell'incontro pubblico tenutosi a Castelnuovo Garfagnana, in sala Suffredini, i pentastellati hanno esposto la loro ricetta per il rilancio delle aziende. La serata è stata aperta da Piero Landi, candidato al collegio uninominale per la Camera, che ha sottolineato quanto tasse e burocrazia in Italia stiano bloccando la forza di tanti piccoli e medi imprenditori. Sono temi che riguardano da vicino la vita e la sopravvivenza delle nostre piccole imprese, degli artigiani, dei commercianti, che sono sempre più vesteggiati da un sistema che le opprime e che ci allontana dalla vita reale del Paese. Vogliamo una politica più vicina alle esigenze della gente, quella comune, quella che vive e si alza la mattina alle 6, quella che lavora con le mani, la gente comune, quella normale. All'incontro hanno partecipato anche i consiglieri regionali Bianchi e Giannarelli, la senatrice Laura Bottici, candidata al proporzionale per il Senato, e Sara Paglini, candidata all'uninominale per Palazzo Madama, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Noi abbiamo delle risposte chiare e puntuali, noi siamo consapevoli che tutto quello che è un sistema di economia e di lavoro a livello nazionale è basato soprattutto sulla piccola e media impresa, ben più del 94% si basa su questa realtà produttiva e per questo noi da sempre abbiamo dato un occhio di riguardo, abbiamo un programma che ridurrà sicuramente la tassazione per queste imprese alzando il tetto dalle 8.000 alle 10.000 euro per una no tax area e abbassando gradualmente le aliquote IRPEF. Usciranno entro la prossima primavera i bandi di concorso con cui il comune di Capanno riassumerà nuovo personale. I posti a disposizione sono 9. I profili professionali ricercati sono quelli di polizia municipale, specialista amministrativo contabile, esperto informatico e specialista dell'intercultura. Parliamo di viabilità, è stato aperto il cantiere alla curva di Bollore sulla via Percamaiore.
È stato aperto il cantiere per i lavori di ampliamento e messa in sicurezza della via Percamaiore in località Bollore, al confine fra Lucca e Pescaglia. La consegna ufficiale del cantiere è avvenuta alla presenza del presidente della provincia Luca Menesini e del sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti. L'investimento complessivo è di 260.000 euro, di cui 75.000 euro di contributo regionale e il resto a carico dell'amministrazione provinciale di Lucca. L'intervento, hanno spiegato Menesini e Bonfanti, ridisegnerà la traiettoria della curva di Bollore, ritenuta pericolosa per la sua conformazione non solo dagli automobilisti, ma anche dai pedoni e dai ciclisti. Il progetto in questione prevede l'ampliamento della sede stradale per un tratto di 160 metri. I lavori inizieranno nei prossimi giorni, quando le condizioni meteo permetteranno l'intervento delle macchine escavatrici. Nel frattempo è già stato allestito il cantiere in modo da essere subito pronti ad iniziare la fase operativa. La giornata della raccolta del farmaco oggi anche in provincia di Lucca, vediamo. Anche in provincia di Lucca oggi è stata organizzata la raccolta dei farmaci a favore delle persone e delle famiglie più bisognose. I volontari del Banco Farmaceutico, guidati da Roberto Aiello, sono stati presenti nelle farmacie aderenti all'iniziativa per sensibilizzare i cittadini a donare qualche euro per l'acquisto di medicinali. In tanti hanno dato una mano, ma giustamente hanno chiesto assicurazioni sull'effettiva destinazione delle loro donazioni, che andranno a strutture ed organizzazioni che già aiutano le persone in difficoltà, come CEIS, Caritas o Amici del Cuore. Questa mattina c'è stato un ottimo afflusso di persone. Molti sono preoccupati su quella che è la destinazione, ma noi siamo pronti ovviamente a rassicurarli. Questo perché quello di oggi della colletta del Banco Farmaceutico è veramente un grande gesto di solidarietà. Abbiamo raggiunto un buon risultato, abbiamo raccolto diversi farmaci. Tante persone ci hanno chiesto quali erano i farmaci più richiesti, di quelli di cui avevano più bisogno, però ecco, alla fine ogni aiuto è importante. I dati sulla raccolta del farmaco nella nostra provincia saranno resi noti nei prossimi giorni. Nell'ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo si è tenuto al Real Collegio a Lucca un consiglio comunale congiunto di comune e provincia per riflettere sul dramma dell'esodo fiumano, giuliano e dalmata e sulla più complessa questione del confine orientale italiano. Il Real Collegio è un luogo simbolo per i temi commemorati nel Giorno del Ricordo, istituito con legge nel 2004, perché si tratta dell'edificio storico dove molti esuli vissero per diversi anni dal loro arrivo in città. Alla seduta è intervenuto anche Aligi Soldati del Comitato Provinciale di Lucca, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. E adesso la rubrica Parla il Vescovo, come vi ho già anticipato, l'Arcivescovo Castellani parlerà sulla questione del doping. Questo oggi vorrei farvi proprio un appello puntuale, per certi aspetti forte ma accorato. E parto da un brano della scrittura che dice che il pastore, io credo di essere tale, per dono di Dio col suo aiuto, il pastore cura le pecore madri. Le pecore madri sono gli adulti, siamo noi adulti. E il pastore con le pecore madri si prende a cuore gli agnellini. Gli agnellini sono i nostri bambini, ragazzi e giovani. Esce, quindi usciamo dalla metafora biblica. Il mio appello è questo, ma noi, come la pecora, agli agnellini dà il latte, un latte nutriente, un latte a temperatura di amore, sarei per dire. Ecco, ma noi, ai nostri figli, agli agnellini, ma forse non gli stiamo dando veleni? Veleni, vedete, sto non esagerando perché sto dicendo col cuore, ma quali sono i veleni? Guardate, gli stupefacenti girano dappertutto sul nostro territorio. Pensiamo all'alcol che a fiumi si dice che va e arriva ai nostri figli. Poi permettetemi, siamo al doping, mettiamo veleno lo iniettiamo sulle vene dei nostri figli. E poi pensiamo anche al propinare ideologie violente, razziste. Ma questi sono veleni per questi agnellini buoni, che sono i nostri giovani, credetemi. Ed allora che fare? Perché non basta l'analisi, ma bisogna trovare la terapia. Intanto, contro le ideologie violente,
Ecco, pensate, questi giorni il nostro prefetto, la dottoressa Simonetti, la ringrazio, ha chiesto anche a noi, a tutte le autorità, andiamo nelle scuole. E quindi siamo andati, sono state due mattinate bellissime qui al Fermi e nell'altra scuola, il Carrara, dove praticamente, ecco, e grazie agli insegnanti, dirigenti, i ragazzi hanno ascoltato e hanno partecipato, ecco, perché hanno riflettuto la memoria sui deportati, i campi di concentramento. Oggi, proprio quest'oggi, il ricordo delle foibe nella Dalmazia e dintorni, ecco, contro le ideologie violenti. Io stesso sono stato e andrò prima di Natale, ho girato la diocesi, ho incontrato circa 500 giovani. Ora ricomincio, prima Pasqua, nelle zone, proprio per portare l'antidoto ai veleni che è il Vangelo. Permettetemelo con molta semplicità. Venerdì prossimo, 16, alle 18, fin da tarda sera, io sarò a Pieve Fosciana, nel cinema di Pieve Fosciana, per incontrare i giovani. Oh, giovani di Carfagnana, vi aspetto tutti, con i vostri preti. Grazie, e poi man mano vi dirò gli altri incontri che faccio sul territorio. Non più veleni, ma davvero Vangelo. Prima di chiudere vi ricordo che domani mattina a Careggina è in programma la ciaspolata sulla neve con partenza dalla zona degli impianti sportivi. Gli iscritti sono già 300. È tutto per questa prima parte della TG, ora c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.